Questo programma è offerto da Bagheria, fermati due autisti del Coinres per furto di gasolio. Gela, minaccia di uccidere figlio di 2 anni. Porticello, denunciati 2 uomini dopo una lite. Spettacolo, grande successo per l'ultima puntata di A Caccia di Risposte. Bagheria. Fermati 2 autisti del Coinres per furto di gasolio. 2 autisti del Coinres, che si occupa della raccolta rifiuti in provincia, sono stati accusati per il furto di gasolio dei mezzi di lavoro. Lo ha reso noto l'ufficio igiene urbana del comune di Bagheria, coordinato da Corrado Conti. Ieri mattina i 2 autisti, R.A. e M.B., sono stati bloccati dai carabinieri in contrada da Volpe, nel Catanese. Negli ultimi 2 mesi erano stati denunciati gli ammanchi di gasolio. Adesso si attende che il fermo venga convalidato dal GIP. Palermo. Maltempo, danni e disagi. Il forte vento e il temporale che si sono abbattuti ieri sera su Palermo e provincia hanno provocato danni e disagi. La via Ugo Lamalfa è stata chiusa per allagamenti nei pressi dell'ex città mercato. Acqua alta per tutta la notte anche nella zona dell'ipermercato Conca d'Oro. Alberi caduti per strada in via Nicoletti, viale Strasburgo e nella zona della Favorita. Gela. Minaccia di uccidere figlio di 2 anni. Ha minacciato di uccidere il figlio di 2 anni con un coltello. È accaduto ieri sera a Gela, dove i militari hanno arrestato un rumeno di 50 anni, Pascu Vasile. L'uomo, ubriaco, si è barricato nella sua abitazione di via Crispi tenendo in ostaggio il figlio. All'arrivo dei carabinieri si è affacciato al balcone, minacciando di sgozzare il bambino se i militari fossero entrati in casa. Dopo una trattativa di 4 ore, il rumeno ha desistito dalle sue intenzioni. Siracusa. Incassa pensione padre morto da 3 anni. Continuava a incassare la pensione del padre morto nel 2011, truffando all'INPS circa 50.000 euro. È l'accusa contestata dalla Guardia di Finanza a un uomo di Priolo Gargallo che non aveva comunicato all'Istituto di Previdenza il decesso del congiunto. La pensione arrivava nel conto del deceduto e il figlio prelevava i soldi con un bancomat che gli è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Procura di Siracusa per truffa aggravata. Vicari. Termocoperta provoca incendio. Donna muore. Una donna di 72 anni, Rosalia La Placa, è morta questa notte nell'incendio della propria abitazione a Vicari, in piazzetta San Leonardo. Le fiamme pare siano divampate dalla coperta elettrica. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha distrutto l'abitazione. Indagano i carabinieri. Sexy dancer.
ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo. Intercettazioni. Spesi 33,5 milioni. Per le intercettazioni telefoniche e ambientali a Palermo si spendono 33,5 milioni. C'è stata una diminuzione rispetto all'anno precedente quando si erano spesi 3 milioni in più, ma si tratta di risorse comunque elevate, ha sottolineato il presidente della Corte d'Appello Vincenzo Oliveri. Complessivamente sono state effettuate 7.280 intercettazioni, quelle per i casi più rilevanti. Porticello. Denunciati due uomini dopo una lite. Al culmine di una lite, due uomini se la danno di santa ragione e vengono entrambi denunciati. È accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 14, a Porticello, in via Capitano Balistreri. Protagonisti della vicenda due uomini, F.M. di 42 anni e P.A. di 50 anni. I due, da tempo, ai ferri corti, hanno litigato in maniera violenta, hanno cercato di investirsi, mandando in frantumi l'unotto di una macchina e nel corso della lite è anche saltato fuori un piede di porco. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Bagheria che hanno denunciato i due contendenti. Palermo. Mafia, Messineo, minacce influenzano clima. L'anno giudiziario si innesta quest'anno in un particolare clima dovuto alle minacce di Totò Riina e le altre minacce nei confronti di altri magistrati. Lo ha detto il procuratore di Palermo, Francesco Messineo, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo, a cui partecipa anche il presidente del Senato, Piero Grasso. Per il resto l'anno giudiziario è un momento, ha aggiunto, di riflessione sui momenti della giustizia, purtroppo statici, immobili, sempre gli stessi. Etna riprende attività stromboliana. È ripresa sull'Etna l'attività stromboliana cominciata giovedì scorso nel nuovo cratere di sud-est. È l'attività effusiva da una bocca posta alla base orientale del cono del cratere che alimenta una colata lavica che ha percorso circa 2 chilometri in direzione del versante occidentale nella valle del Bove, lontano dai centri abitati. L'Istituto di Geografia e Vulcanologia di Catania ha registrato un lento aumento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. Finora l'aeroporto Fontana Rossa è operativo. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Campo Felice di Roccella. Grande festa per Joker, il giovane talento del rap. Sabato 25 gennaio alle ore 22, nella piazza antistante la sede del comune, sarà gran festa. Campo Felice di Roccella continua a sostenere il giovane talento del rap, Cesare Cernigliaro, protagonista dell'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi. Cesare non ha superato l'esame ed ha dovuto lasciare la scuola. Adesso Campo Felice e l'amministrazione vuole dimostrare la sua vicinanza al giovane e alla sua famiglia, perché Joker ha portato alto il nome del suo paese in tutta Italia. Il sindaco Massimo Battaglia dichiara:
Cesare è un talento indiscusso. La sua uscita dal programma certamente rappresenta non un punto di fine, bensì un punto da cui partire. Continua battaglia. Per più di 2 mesi il comune da me presieduto è stato rappresentato egregiamente dal Joker, che sino alla fine è uscito a testa alta, dimostrando umiltà indiscussa, dote rara dei giovani di oggi. Così il sindaco invita tutta la cittadinanza sabato 25 gennaio alle ore 22 per festeggiare con Joker. Grande successo ieri per l'ultima puntata di A Caccia di Risposte, condotta da Ismaele Lavardera con la partecipazione di Cinzia Fanara. Per l'ultima puntata erano presenti in studio Giovanni Pitarresi, assessore del comune di Villabate, il sindaco di Mezzoiuso Salvatore Giardina, insieme al presidente del consiglio comunale Giovanni Tantillo, e come opinionista il professore universitario ed esperto della comunicazione Lino Buscemi. Sono intervenuti telefonicamente l'onorevole Fabrizio Ferrandelli, vicepresidente della Commissione Antimafia, Antonio Tomaselli, presidente della seconda circoscrizione, il sindaco di Campofelice di Roccella, Massimo Battaglia, e il dottore Vincenzo Accurso. Sempre interessantissime le chicchie di Cinzia Fanara sui comuni ospiti ed in particolare sul mastro di campo di Mezzoiuso. Impeccabile la conduzione di Ismaele Lavardera, che ha saputo interrogare e moderare gli ospiti studio. Soddisfattissimo lo staff di Canale 8, che vi rimanda alla prossima edizione. Questo programma è stato offerto da caro saluto ed un augurio di buona domenica a tutti voi. Previsioni per il 26 gennaio 2014, bella giornata di sole su tutto il paese, salvo qualche pioggia sulla Sicilia settentrionale, venti freschi settentrionali. Entriamo nel dettaglio: al nord sarà generalmente poco nuvoloso, vedete, su tutte le regioni. Dalla tarda serata aumentano le nubi su tutti i settori, con piovigini sparse in nottata. Qualche addensamento sulle regioni adriatiche potrà dar luogo a qualche occasionale piovigine nel pomeriggio. Al sud sarà inizialmente poco nuvoloso, vedete, su tutte le regioni, poi nel pomeriggio aumentano anche in questo caso le nubi sulle coste settentrionali della Sicilia, con l'arrivo anche di pioggia. Altrove continuerà a prevalere un cielo poco o parzialmente nuvoloso. E vediamo a questo punto che cosa ci dice il nostro dettaglio grafico per quanto riguarda la neve, che cadrà debole in nottata al nord sopra i 300-400 metri. Venti forti settentrionali sul Tirreno e Mar di Sardegna, attenzione dibora al nord-est, orientali ancora sulle regioni adriatiche. Minime in decisa diminuzione, valori sotto zero al nord-ovest, abbiamo visto di poco sopra al nord-est, 0,4 gradi al centro e 4,8 gradi al sud. Ecco, vediamo di giorno come sarà, i valori oscilleranno, vedete, tra i 7 e i 10 gradi su tutta la penisola. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Sei fuori città, in vacanza, e vuoi conoscere il tempo previsto nella località in cui ti trovi? Niente di più facile con l'applicazione meteo per cellulari più diffusa in Italia, la nostra. Scaricala subito, è gratis. Buona domenica.